Che c'è? Lascialo stare, lascia stare Pasquale, lascia stare. No, no, e io? Non c'entro niente io. Cioè, me ne posso andare, no? Salutiamo a Paolo, no? Ciao Paolo, come stai? Ti presento un personaggio che è una cosa dell'altro mondo. Questo è il suo cugino Pasquale. Ah, Pasquale, signore, mi signori, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Siamo per la solita trasmissione tra il serio e il faceto. No, il faceto sei tu. Sì. E il faceto è Pasquale. Oggi siamo in compagnia di Paolo Lanza. Paolo Lanza è un artista importante, realizza icone bizantine. Noi abbiamo tre. La tua collezione di quante fa? No, ce n'è parecchie. A casa mia, il mio studio, però giustamente non potevo portare una caterva di icone. Quelle hai portato quelle che... Quelle che sono le ultime che ho fatto per l'ultima mostra, in pratica. Quindi ne ho presi tre pezzi. E ora ci spieghi come che le realizzi, oltre alla parte artistica della pittura, certo. Tu usi allora, sì. Del legno qui. Sì, ora infatti. Sì. Mettiti. Ah, posso guardare là? Ecco, ecco. Perfetto, poi li inquadrate. Perfetto. Scusate, non sono tanto avvezzo. No, ma noi lo teniamo per questo. Oh, bravissimo, grazie. Sì, praticamente io nasco iconografo bizantino. Frequentato dei corsi da monaci proprio del Monte Athos e da grandi maestri che venivano da San Pietroburgo. E sai, l'icona canonica viene fatta in uno spazio ben delimitato, che deve essere una tavoletta, ben squadrata, tutte queste cose. Invece voi, se guardate le mie ultime icone, queste del mio ultimo periodo, queste da 4 anni a questa parte, sono delle tavolette che io raccolgo sugli arenili di tutte le spiagge in Calabria, a Napoli, a Milazzo, a Langonia, perché in quelle tavolette adagiate sull'arenile da magari da un mare tempestoso io trovo tanta bellezza. Anzi, io dico, se potessero parlare queste tavolette avrebbero tanto da raccontarci. Cioè, allora, hanno una storia. Hanno una storia di questo viaggio. La provenienza. E allora io che cosa faccio? Li prendo, li lavo, li dissalo, li asciugo. Poi ci do l'imprimitura fatta con colla di coniglio e gesso, come si colla faceva. Colla di coniglio? Colla di coniglio, pelle. La colla pesce. No. Colla pesce sì, la usano molto in Russia per fare le icone, la colla pesce. Invece questa è colla di coniglio, pelle di coniglio essiccata, che viene poi messa a bagnomaria e poi si mette del gesso. E quella è la prima base che tu darai sulla tavoletta, dove poi verrà levigata e sopra là ci darai la grafia. Farai la grafia, cioè darà il segno a questa icona. Logicamente io mi attengo a quella che sono i canoni. Essendo diventato anche ortodosso, per me creare un'icona è scrivere per noi ortodossi, non dipingere, perché attraverso l'immagine noi trascriviamo quello che sono le sacre scritture. Ora, quindi non c'è nulla di improvvisato. Ce lo spiegherai, ce lo farai vedere. Io ho visto... Mi posso girare adesso? Sì, sì, okay. Possiamo girarci un attimino. Possiamo tanto... girarci. Tu hai trovato questo chiglia di base. Sì, questa chiglia è bravissimo. E io pratico con il colore originale. Oh, sì, sì, l'ho voluta lasciare perché voglio che si veda che sia un pezzo di barca. Perché in questo pezzo di barca ho visto già l'immagine del Cristo, che lui è lui che deve condurre la barca. Quello che abbiamo, quello che abbiamo lì, quell'epitaffio, che appunto serve nella nostra divina liturgia il venerdì santo per le lamentazioni, viene messo e si chiama proprio epitaffio, dove appunto noi facciamo il compianto del Cristo morto. E questo è un pezzo è di bellissimo. Ti piace? Sì. Sì. Veramente veramente mi piace. In questa forma io ci ho visto proprio il Cristo, la Theotokos, la madre che piange, questo, e gli apostoli che piangono. E quindi questo pezzo di barca per me ha avuto quella valenza che magari altri non avrebbero avuto. L'avremmo lasciato lì, se fossimo passati in lui. Anche un pezzo di falò può diventare, invece certo. Trovo tanta bellezza in quello che la gente magari getta o quindi prende a calcio. Quindi tu fai tutto un procedimento per sistemare certo. Legno, ma usi solo legno? Sì, 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 legno, legno. Dopodiché, ecco, come ti dicevo, c'è la grafia, facciamo il disegno, il tratto.
che deve essere canonico, non è che possiamo improvvisare, perché se noi facciamo gli iconografi canonici dobbiamo aderire come con una preghiera a quello che dicono i santi padri della Chiesa. Dietro a un'icona ci sono vari concili di Nicea, di Efeso, di Calcedonia, dove fu sancito dai santi padri che si riunivano lì nell'odierna Turchia in Cappadocia, come andava fatto per esempio il manto della Madonna, il manto di Gesù, perché abbiamo usato quei colori e non altri. Diciamo tra virgolette delle regole. Delle regole da rispettare. Certo, se fosse stato Caravaggio, Raffaello non l'avrei... Ecco, Caravaggio si poteva permettere di fare una Madonna con i piedi sporchi, noi non possiamo farla perché la Teotocossa è la tutta pura, la tutta santa, quindi non andrebbe mai fatta. Quindi questa tua passione, che poi è diventata anche la mia ragione di vita, è diventata la mia religione, oltre che professione, per fare queste cose è diventata la tua religione. Certo. E ti ispiri a quello. E come è venuta? Quando hai iniziato? E ti sei avvicinato? Guarda, ti dico la verità, ho sempre amato dipingere, però poi per un mio processo interiore mi sono avvicinato all'ortodossia. Potrei dirti che è stato un sogno profetico, ve lo racconto così, in breve. Ero 20 anni fa, mi trovavo a San Giovanni Rotondo, accompagno mio nipote, che doveva queste cose. Un colpo di frusta, cioè quasi un tamponamento, per evitare un tamponamento, che un folle aveva fatto un'inversione a U, era un ubriaco, un tedesco. Figuratevi che anche le ruote della macchina si sono ovalizzate, tale fu la, però io da stare male proprio da lacrime, un dolore terribile. Quindi si era fatta tardi, allora arriviamo a San Giovanni Rotondo, ma senza nulla di preparato, senza prenotare nulla. Là si trovano, ecco, non c'erano ancora il B&B 20 anni fa, mi vedeva dietro le finestre fittasi stanze. Allora dico fermiamoci qua perché io sto male, sto malissimo, non posso più guidare, non avevo visto manco la via, niente. E allora entriamo, dico: signora, ha dei posti letto? Sì, tutte le sere. Guardi, dice: sì, va bene, mi dà le chiavi, quindi mia figlia, mio nipote vanno. Prendiamo questi 4 posti letto e mi addormento, ma con un dolore terribile da proprio indicibile. Quella notte sogno strano, profetico, mi vedo io seduto su, come dire, una piattaforma di legno, e accanto a me un papa vestito di bianco, cioè, guardo, pensavo che fosse Karol Wojtyła, era il santo, era il nostro papa della nostra, invece non lo guardo meglio e vedo che era lo sei, ho detto: santità a voi. Lui mi dice: sì, sì, perché? E allora io mi commuovo, dico: lei mi ricorda la mia infanzia, dice: io sono proprio qui per te. Allora esce, cosa strana, aveva come delle tasche come ce l'ho qui, da questa veste tutta bianca, esce delle immagini. Io guardo e vedo che non erano le classiche nostre immaginette dove ci sono le statue, erano tutte icone, poi capì che erano icone bizantine. Allora lui mi diceva: oh, stanotte io ti faccio questo dono perché tu ami tanto la madre di Dio e tu potrai ritrarla attraverso queste immagini. E così nasce la tua profezia. Mi sveglio di mattina con questo sogno, dico: è bellissimo, non ho più il mal di testa, vado a pagare, dico: sì. Dice: le è passato il mal di testa, ha dormito bene? Dico: sì. Dice: le do un biglietto da visita, così la prossima volta si è dormito bene. Sapete quale fu la sorpresa? Via Paolo VI. Previsioni che ci sono, che si avverano poi. Delle cose, ecco, cose e poi incontrai padre Alessio negli anni. Diamo un attimo alla pubblicità, allo spazio che si merita, e dopodiché ritorniamo, perché questa storia è iniziata con un sogno. Che poi si è realizzato. Andremo avanti insieme a Paolo Lanza. Ah, quell'uomo, hai visto che cose belle che fanno? Che personaggio. Regia. Paolo, allora ti dà il suo bigliettino, siamo arrivati al bigliettino, dove vedi la via, era via. Via Paolo VI. Rimango annichilito, dico a mia moglie: ti ho raccontato del sogno di stanotte? Dico: ma tu guarda, Paolo VI,
è entrato di nuovo nella mia vita, non solo da bambino. Ma non capì perché Paolo VI. Negli anni poi, io rimasi affascinato da queste immaginette che avevo nella... Allora volli sapere di più cos'erano, erano icone bizantine. Studiando, scopro che il primo Papa di Roma, che aveva abbracciato dopo lo scisma che c'era stato tra la Chiesa d'Oriente e d'Occidente, era stato Paolo VI che abbracciò il metropolita Atenagoro, ma io non potevo saperlo, quando la Chiesa di Roma diventò di nuovo amica della Chiesa sorella ortodossa. Paolo, un giorno noi andremo a vedere, sono molto belle, le icone sono delle cose, a parte il valore. Delle preghiere, ecco, tu devi pensare che sono preghiere. Sono anche dei pezzi pregiati, certo. I tuoi. Io sono innamorato di questa Chiglia di Nave, ma anche le altre, no? Visto? Che cose belle che Paolo realizza. Senza parole. Sei senza parole? Sì. Dovrebbero venirti le parole, perché sennò qualche volta è legno che lui usa per fare le icone, io invece te lo do in testa. Se trovo un remo, ti faccio vedere io. Allora, inizia così, tu avevi una vena artistica. Ce l'avevo, ma non pensavo che fosse questa, che sarebbe poi diventata da 20 anni a questa parte. Ti dilettavi magari... Ti dirò una cosa, guarda, allora ti racconti in breve. Ho sempre amato disegnare, mia madre mi dava una matita e già a 3 anni io facevo questo. Però io ho fatto il liceo classico, quindi il liceo artistico non c'è nella mia vita. Ho frequentato giurisprudenza perché mio padre avrebbe voluto fare di me un avvocato e non c'entrava niente. E invece io mi sono ritrovato ora a insegnare all'Accademia iconografia bizantina e ad essere diventato iconografo bizantino. Tutto l'opposto. Tutto l'opposto. Vuol dire che qualcuno ha scelto per me e non sono stato io a scegliere. Ma in pratica. Devi avere, esatto. Cioè. Ecco. E no, quindi nasce ora questa tua... Oh no. Quando nasce? Circa 20 anni fa. 20 anni fa. Ormai sei affermato. E ci dovrai anche parlare, perché so che hai una mostra permanente. Sì. Dirai dove, in modo che le persone possano anche andare a visitare questa, certo, mostra. Ci spieghi dov'è. Certo, perfetto. Intanto si è conclusa una bellissima mostra che ho tenuto qui alla Galleria Cavour a Messina ed era dedicata proprio agli angeli, Angelos. Fu dedicata proprio quindi al periodo tutte di... le icone, sì, erano le icone, icone. Gli angeli. Sì, gli angeli, Gabriel, Michael, Rafael, ci ho messo anche Uriel. No, tu non sei un angelo papero. Papero angelo. Un papero sei. Hai delle ali che non... Ma sei cattivo, sei. Non sono cattivo, sei papero, mica sei angelo. Un angioletto. È un angioletto. Ci allieta questo angioletto. Sì, sì. Poi ti faccio fare qualche cosa. Ma meglio che facciamo un quadro. E quindi è stata una bellissima mostra, ha avuto tanti visitatori, è stato scelto il periodo di Natale e poi invece sabato abbiamo inaugurato a Milazzo, proprio nel cuore di Milazzo, Corso Umberto, una bella galleria che si chiama Milarte, io e ad altri amici appunto siamo soci, dove là appunto mi troverete con altre mie icone in una mostra permanente. E mi trovo proprio a Milazzo, Corso Umberto 159. Quante opere hai presentato? Allora, in questa parete troverete 7 opere molto importanti, fra l'altro un'opera è una grandissima Madonna con bambino, perché quello è un omaggio a Simone Martini, un grande della pittura italiana, che anche lui usava, come i pittori bizantini, l'uovo, il vino e i pigmenti, perché quelli che tu vedi non sono colori che io acquisto. Ecco, questi colori da dove vengono? Questi sapevo colori che non erano questi colori, compri il celeste, no, vedi, sono dei pigmenti che io ritiro da fuori, da Venezia, dalla Russia, dalla Palestina, sono dei pigmenti che io impasto con l'uovo, col vino, come faceva Giotto. C'è un procedimento, è come la prima di Antonello da Messina, sì, prima della pittura d'olio si dipingeva così, ma perché fu la pittura portata dai bizantini ed ereditata dalla pittura del 200, del 300, è una delle forme di pittura più antica, perché è una pittura all'uovo proteica, non a caso ci sono delle icone
che sono del IV secolo e si mantengono bene senza caduta di colore, perché l'uovo ha una potenza proteica che mantiene i colori per secoli, ma millenni. Infatti, li mantiene vivi così. Li mantiene proprio. Io vedo quell'oro, il colore oro. E anche l'oro. Bravo, ecco, tu vedrai sempre l'oro nelle mie icone, perché l'oro rappresenta la luce increata. La luce increata che è Dio, la bellezza che non si trasformerà mai in ruggine. Quindi siccome l'oro è l'unico metallo incorruttibile che brillerà sempre, non a caso quando si apre un tesoro di un faraone vedete come brilla quell'oro dopo 4.000 anni, l'oro rappresenta la grazia, la bellezza divina che non avrà mai tramonto e rifulgerà sempre. Lo dici di lui, è l'oro, Pasquale, anche il vecchio è giallo. È giallo, ma non è oro, anche se sì, ma è giallo. Qua dentro tu ce l'hai il giallo pure. Dentro il cervello. Paolo, quindi i soggetti, dicevi, sono soggetti sacri. E tu fai, non puoi. Non posso improvvisare. Diciamo che la mano dell'artista c'è sempre, certo, devo dirti. Se no sarebbe un copia e incolla e non mi piace quello. Però aderisco. Quello che hanno detto i santi padri, come fare il manto della Madonna, come fare le proporzioni, come fare il bambinello, perché c'è tante tipologie. Che ora ci dirai, noi dobbiamo ancora andare in pubblicità. Ti dico, ti anticipo che faremo omaggio alla tua arte. Come arrivederci? Vieni qua. Questa tua professione noi ti daremo, perché in giro ormai la voce si è sparsa. La piuma, quelle di colore giallo dietro il pappa, portano fortuna. Quindi ti do l'autorizzazione. Sì, è vero. Ma quale proprio? Ma lo spenderete tutto a sto povero papero? Ma nel tempo, poi se tu le puoi fare qualche icona con la piuma del papa, gliela rimettiamo poi lì. Certo. A parte ti daremo una piuma in modo che ti porti fortuna. In questa non hai bisogno, perché sei bravo, ci sono molto buoni. Mi fa piacere. Però la tieni comunque come ricordo. Ma certo. E tu puoi staccarla quando riprendiamo dopo la pubblicità e ti diamo questa. Con vero piacere. La regia può andare con la pubblicità. Siamo con Paolo Lanza, un professore, ma si dedica a creare icone bizantine. Ne abbiamo tre. Dobbiamo dare l'omaggio. Ora dobbiamo dare l'omaggio. L'omaggio. Quella ancora. Stai calmo, stai sereno. Guarda che bellezza. Ora Paolo dovrà spiegarci. Intanto ci dovrei dire cos'è il programma. Perché so che ci saranno degli appuntamenti nei prossimi mesi che ti vedranno protagonista, e quindi ci dovrai dire dove sei, certo, in modo che possiamo venire. E poi ti volevo chiedere, ne avrai tantissime, ma poi queste icone tu le puoi vendere? Certo, le vendo, perché se no sarei pieno. Anzi, ti dirò che l'anno scorso, proprio di questi tempi, ho iniziato a realizzare una pala d'altare per una delle chiese più antiche di Messina, dove si tiene un vascelluzzo, quello l'ha preso. E infatti la mia pala d'altare, dove c'è San Michele, San Gabriele con l'Immanuel, si trova proprio di fronte al vascelluzzo. Il Monsignore me l'ha commissionata, ha detto voglio un'opera d'arte degna di essere di fronte a quell'opera d'arte dei maestri orafi messinesi. Ecco, quindi, oltre al simbolo della nave che porta, è realizzata i maestri orafi messinesi. C'è via degli argentieri, tanto per, no? Certo. Vuol dire che c'era qualcosa che funzionava. Infatti, nella Messina. Non a caso il fratello del più grande architetto messinese, Filippo Juvarra, che poi fece il palazzo dell'Escorial, lui la palazzina di Stupinigi a Torino, Francesco Juvarra era il più grande argentiere di Messina. Probabilmente quel veliero fu fatto da Francesco Juvarra. Abbiamo anche pezzi di storia, questa è una trasmissione, a parte lui, che di cultura vive, a parte c'è lui, la passa. E quindi
là si trova la mia pala d'altare, una pala molto grande, 2 metri, insomma. Ho dovuto, no, quello non l'ho trovato sugli arenili, l'ho dovuto proprio far fare quella squadratura, perché ci sono 2 arcangeli molto alti, 1,80 m, San Gabriele e San Michele Arcangelo, che tengono all'interno il globo con l'Immanuel, tutto in oro zecchino. Dobbiamo andare a vedere quest'opera, chiesa di Paolo. Non perché non è possibile? Ma io sono più piccolo, me lo tanto, la posso guardare così? Certo. Mi porti in braccio tu? Forse. Allora Paolo, noi dobbiamo darti questa benedetta piuma, più che darti la dovrai staccare tu. Addirittura. La devi staccare con molta... Io che sono un animalista, devo fare male a sto papero. Ah, sì. Non ti devi preoccupare. Piano piano, perché già lui grida anche quando guarda. Piano piano. Sei pronto, via, stacca, piano. Piano. Oh, che c'è? Ho staccato una piuma. Sono le imprecazioni. Ah, sono imprecazioni. Pasquale non dice nulla. Si è addormentato Pasquale oggi. Ha detto qualcosa. Però insomma, non ma certo. Bisogno, ripeto, ma questa la tieni per ricordo. Ma certo. Di questa trasmissione. Ecco. Allora, gli appuntamenti. Gli appuntamenti, allora. Prossimamente, quindi mostra permanente lì a Milazzo, poi prima settimana di marzo invece sarò in uno spazio museale molto bello a Gioia Tauro, dove ho tanti amici che io saluto, a cui voglio molto bene. Ci arriviamo. Ebbene, con internet. Ecco, perfetto, a Gioia Tauro ci sarà nello spazio museale Le Cisterne una mia mostra di icone bizantine, proprio la prima settimana di marzo. Prendiamo questo appuntamento, che tanto... Con Paolo vediamo se è possibile magari venire a... Che c'è? E l'ho preso io, lascia stare. Non sai scrivere, che vuoi scrivere? È un papero segretario. Ma quale segretario? Dentro segretario, semmai. Per la mettere dentro proprio... Analfabeto? Ma che sono analfabeto? Ma vai a scuola, che hanno perso i soldi i tuoi genitori che ti hanno mandato a scuola inutilmente. Era meglio che facevi il tubista. Sì, perché non capisci un tubo tu. Dicevamo di Paolo, probabilmente ti avremo o verremo insieme. Con vero piacere, anzi teniamoci sempre in contatto. Sì, per vedere delle opere. Ora ti portiamo questa qui. Sì. E tu ci spiegherà, ha dei colori che sono veramente bellissimi. Questa quando l'hai fatta è una delle guarda, ultime. Questa è proprio una delle ultime, si trovava proprio in mostra qui per il periodo di dicembre. Quindi io ho preso per modello la Chicchiotissa, che è una madre di Dio molto antica che si trova a Cipro. Ed è particolare perché solitamente il bambinello ha sempre un'età, 1 anno, 2 anni, questo bambinello invece che vediamo è più grandetto, 4-5 anni, ed è una delle madri di Dio più antiche che si trovano a Cipro, e io l'ho voluta riprodurre con i colori autentici, del, come appunto sono nell'originale, e ecco, parlavamo delle tinte che non si possono dare a caso. Se noi per esempio qua mettiamo il bluetta alla Madonna nella sua veste che ha, il blu rappresenta, il blu oltremare, la natura umana della Madonna. Quando noi vediamo il blu significa la natura umana, ma la Madonna, la madre di Dio, per diventare madre di Dio si deve rivestire di natura divina. Ecco, il porpora, il velo che ha addosso rappresenta la natura divina. Quindi natura umana e viene vestita da natura divina per abbracciare in grembo il figlio. Ecco, quindi c'è sempre una chiave di lettura. E c'è poi una simbologia. Ci sono quelle... E quella è importante, quella dà la canonicità. Ecco, così come noi a un bambino, quando è che diventa un buon cristiano? Quando diamo un nome col battesimo. Non a caso nella creazione, l'ultimo giorno, poi Dio diede un nome a tutte le creature. Ecco, la fase finale, quando noi realizziamo un'icona, è dare il nome di chi abbiamo rappresentato. In questo caso sono l'abbreviazione del nome greco Meter
Teu, madre di Dio, e Jesus Christos, Gesù Cristo. Se non ci fossero queste, non sarebbe un'icona canonica, perché infatti la sacralità di un'icona si ha quando noi mettiamo queste scritte. E poi volutamente penso che tu abbia lasciato i noduli. Adoro tutto ciò che è la natura, l'ho voluti lasciare perché ho trovato bellezza in questi nodi del legno. Veramente una cosa bella, Paolo. È la prima volta che in trasmissione ospitiamo un artista. Grazie. Che fa icone bizantine, ma icone in generale, perché sono venuti pittori, persone che realizzano disegni, fumettisti. Ne abbiamo ospitati tanti, però è la prima volta e sono contento veramente che tu hai portato gli ultimi tre sì, lavori. Sì, ho portato, ecco, infatti. Tempo. E mi pare che siamo arrivati alla fine, Paolo, sei una persona eccezionale. Grazie, a voi. Cultura, ripeto, lui magari non lui è eccezionale, certo, no, non lui è eccezionale, mi ha dato la piuma. Grazie, Paolo, mi ha dato la piuma che mi porterà fortuna, non è... Meno male che c'è lui, perché se no con me non avete... Senti, tu e Pasquale andate, perché abbiamo parlato qua di cultura, di cose che sono a livello altissimo, tanto per rimanere. Paolo, grazie. È stato un piacere, veramente. Ci vedremo, perché voglio venire a vedere una... Con vero cosa... piacere. Anzi, il buon Parasporo col giornale, con la testata della Messina... Poi farà un servizio a questa mostra che dovrà essere i primi di marzo a Gioia Tauro, o andiamo a Milano, a Milano. Se ci conviene, è più vicino direttamente. Non so se possiamo portare... Portiamo anche al papero, dai, portatelo. Portiamo pure loro. Buongiorno a tutti e buona domenica, ci vediamo alla prossima. Paolo Lanza. Arrivederci.